buongiorno. Siamo nel cuore della Design Week di Milano, siamo di fronte al Cassina Store Milano, nell'area Lancia. Siamo qui per parlare del futuro della tecnologia e della mobilità. Io sono Luca Zorroni, responsabile di Wired.it, e sono qui con Paolo Loiotile, Head of Product di Lancia, e con il professor Marco Cantamessa, docente di gestione dell'innovazione del Politecnico di Torino. E siamo qui per parlare di tecnologia, di come la tecnologia ha semplificato la nostra vita, ci ha reso sempre più facile svolgere certe cose, è utile, ma allo stesso tempo deve essere piacevole, deve in qualche modo inserirsi senza frizioni all'interno della nostra quotidianità. Allora parto con lei, professor Cantamessa, chiedendole quanto oggi la tecnologia, quanto questo delegare alla tecnologia genera delle opportunità e come possiamo governare questo fenomeno. Ma è un problema antico come la storia dell'umanità, nel senso che noi sviluppiamo delle tecnologie e poi dobbiamo imparare a utilizzarle nel modo migliore e più virtuoso. Questo vuol dire che dobbiamo imparare a capirne i limiti, i vantaggi, capire anche magari un po' come funzionano. E poi c'è un grande ruolo dei produttori, perché sono quelli che riescono a trasformare la tecnologia in funzioni utili per la vita delle persone. C'è un termine che si usa in ambito tecnologico che è feature creep, l'idea di avere questa ansia di dover inserire funzioni all'interno di un software che poi alla fine spesso si rivelano o inutili oppure complicano inutilmente la vita. Domanda per entrambi: qual è la finalità che deve avere la tecnologia e come possiamo governarla in questo senso? È una tentazione sempre presente per l'ingegnere, perché c'è sempre l'ideale di perfezione o sempre l'idea un po' sbagliata che è meglio avere di più che non di meno, no? Però col digitale in realtà questa cosa sta cambiando, nel senso che i prodotti digitali non nascono più per delle funzioni predefinite, ma sono delle piattaforme che abilitano mille mestieri diversi e poi saranno le applicazioni che uno ci cala sopra a declinarle nei diversi usi. Io nel mio smartphone ho un GPS, ma io non so usare il GPS, quella roba lì l'ha utilizzata lo sviluppatore di applicazioni che per esempio mi servono per pagare le strisce blu piuttosto che ordinare una pizza. E quindi il ruolo del produttore qual è? È quello di costruire questo strato di applicazioni che sfruttino le potenzialità della tecnologia per fare la vita semplice alle persone e agli utenti. Loiotile, proseguiamo su questo percorso. Qual è la sua visione della finalità che deve avere la tecnologia? Sicuramente il professore l'ha già messo in evidenza. Ci troviamo di fronte a un periodo in cui la tecnologia ci offre tantissimo, forse anche troppo, per cui il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di selezionare le cose più rilevanti, le funzionalità indispensabili che il nostro cliente doveva utilizzare e le abbiamo condensate facilmente utilizzabili. Entriamo proprio nel vivo, cioè spieghiamo un po' come le avete condensate, magari qualche funzione che avete sviluppato e sulla quale state ragionando con visione del futuro. Abbiamo immaginato di mettere insieme tutte le funzionalità dal punto di vista del sound, della gestione della climatizzazione e della gestione interna delle luci. Abbiamo inventato questa parola che significa sala, sta appunto per sound, air, light e tutti insieme augmentation. Questo permette al nostro guidatore di avere tutte le funzionalità principali sotto controllo e poterle modificare con un tocco sul display o anche con la voce. Paolo Loiotile ci ha parlato proprio nel cuore della mobilità, delle sfide che la tecnologia comporta per il settore dei trasporti. Uno dei temi forse più dibattuti è quello dell'elettrificazione. Lei come vede, quali diciamo sfide abbiamo davanti anche rispetto a un dibattito che spesso lavora molto per campi contrapposti che non riescono a dialogare? Certo, l'elettrificazione avverrà di sicuro, ma non sarà un passaggio banale come quando abbiamo buttato via i vecchi televisori per prendere quelli a cristalli liquidi, un po' più complicata di così. Allora, sicuramente avverrà con una transizione che richiederà del tempo. Quando abbiamo inventato le autovetture le chiamavamo carrozze senza cavalli, poi dopo 20 anni sono diventate qualcos'altro. Noi oggi vediamo l'auto elettrica come l'elettrificazione di un'auto come la intendiamo noi, ma io sono sicuro che fra 20 anni saranno un pochettino diverse. Probabilmente avremo dei segmenti leggermente diversi, avremo una relazione diversa tra le due principali funzioni che sono il trasportare e l'abitare. E poi l'ultima cosa è che molte tecnologie devono ancora essere migliorate e sviluppate, le chimiche delle batterie, le modalità di carica, sono tutte cose che richiedono un po' di tempo e i produttori hanno questo ruolo, che è quello storico, no? Di prendere la traiettoria di evoluzione della tecnologia e farla sposare con la traiettoria di evoluzione delle esigenze della clientela. Qual è la visione di Lancia sull'elettrico e che progetti avete di fronte a voi? Allora, l'elettrificazione di Lancia è fondamentale. Il Comset che abbiamo appena presentato è ovviamente 100% elettrico e abbiamo delle tappe chiare di fronte a noi, ormai decise.
Nel 2024, il prossimo anno, il primo prodotto sarà 100% elettrificato. Come il professore diceva, non è un percorso, non è una passeggiata, per cui avere una offerta ibrida, elettrificata e full elettrica consentirà di iniziare questo percorso in una maniera non troppo disruptive. Successivamente avremo prodotti solo elettrici. Dal 2026 i prodotti futuri saranno offerti solo in motorizzazione elettrica, ovviamente con più potenze e batterie differenti. E poi da un certo punto in poi, probabilmente dopo il 2028, ci focalizzeremo solo su vendite elettriche e quindi a questo punto avremo percorso questo tragitto che porterà la Lancia a essere assolutamente elettrica e contemporanea e future proof. Professor Cantamessa, entriamo in un altro argomento caldo di questo periodo, è quello dell'intelligenza artificiale. Come la stiamo affrontando in Italia dal punto di vista accademico e che sfide ci pone? Ma allora, le università sono sempre un po' la frontiera, no, di molte tecnologie, tra cui anche l'intelligenza artificiale che nasce nei laboratori universitari e poi piano piano viene trasferito ovviamente all'industria. Oggi i grandi sviluppi ovviamente sono nell'industria, mentre l'università continua a produrre cose nuove. Poi bisogna dire, tutti oggi parliamo di questa intelligenza artificiale generativa, no, quella che genera testi, immagini, musica, e che ci preoccupa un po' perché tocca molto la nostra immaginazione, ma poi c'è un'intelligenza artificiale che è molto più nascosta, è quella che permette di ottimizzare le prestazioni dei prodotti, è quella che permette magari di migliorare l'esperienza dell'utente perché la rende più semplice, o anche quella che nel caso dell'auto ci permetterà per esempio di assistere nella guida gli guidatori. Chiaramente questa è un'intelligenza artificiale che è un po' più in subordine, meno esaltante se vogliamo dell'altra, ma anche meno preoccupante allo stesso tempo. Qual è la visione di Lancia sull'intelligenza artificiale e come pensate di integrarla all'interno dei vostri progetti di mobilità? Ma di fatto l'intelligenza artificiale su cui stiamo lavorando maggiormente è proprio questa, quella che rende la tecnologia ancora più facile, no, nell'utilizzo. Ci immaginiamo una tecnologia con l'assistenza dell'intelligenza artificiale che proporrà delle funzionalità al nostro driver, non più diciamo, la ricerca attraverso, no, dei menu, ma ci sarà una conoscenza da parte della vettura e delle abitudini del nostro cliente. In maniera proattiva proporrà delle funzionalità e quindi tu potrai scegliere se attivarle oppure non attivarle. Ci siamo fatti ispirare molto da quello che sta capitando nelle nostre abitazioni attraverso gli smart device. Ci stiamo abituando a colloquiare con questi tool e ci siamo immaginati di spostarli nella nostra vettura, per cui l'esperienza che noi avremo nelle nostre abitazioni potrà continuare in maniera molto così naturale all'interno dei nostri veicoli. Andiamo in conclusione, professor Cantamessa, con un flash su qual è la sfida più importante che ci aspetta nel prossimo futuro. Ma sicuramente è quella di riuscire a far vivere 6 miliardi di persone su questo pianeta in modalità sostenibile, migliorando il benessere e la salute di tutti. Quindi penso che avremo tante novità sul digitale, ma tante novità nelle tecnologie che invece consentono questa sfida. Lo Iotile, in un flash, qual è la sfida che ci aspetta nel prossimo futuro più importante, insomma, da affrontare? Allora, Lancia si impegna e vuol dare un contributo sulla transizione elettrica. Il Comset Lancia Pure HPE è un po' la nostra visione, 100% elettrica, con una tecnologia facile da utilizzare e che possa, insomma, permettere a molte persone di spostarsi in maniera sostenibile. Io ringrazio il professor Cantamessa e Paolo Lo Iotile per i loro insight su quello che ci aspetta nel mondo tecnologico e in quello della mobilità per il prossimo futuro.